Buongiorno, buonasera. Ti diamo il benvenuto ad una nuova meditazione che, come sempre, non ti richiederà solo di rilassarti e lasciarti andare, ma anche di riflettere, osservare e comprendere. Questo momento è dedicato a te e non verrà disturbato da interruzioni pubblicitarie. Esploreremo un tema fondamentale per l'indagine interiore. Focalizza dunque l'attenzione sul tuo interno. Analizza, rifletti e riascolta la puntata con una frequenza tale da permetterti di assimilarla. Concentrati. L'obiettivo non è quello di addormentarti, ma di renderti ancora più vigile. Se hai letto la descrizione e senti sia il momento, partiamo. Trova una posizione comoda che ti consenta di mantenere la schiena dritta. Se puoi, evita la posizione sdraiata. Puoi sederti per terra o sul letto, su un cuscino, su una sedia con o senza i braccioli e rilassarti. Assicurati di poter rimanere in tranquillità, in solitudine, per i minuti richiesti, in silenzio. Se non ti crea disagio, chiudi gli occhi. Non cercare di controllare il respiro, piuttosto focalizza per qualche istante la tua attenzione su di esso, inspirando ed espirando naturalmente. Ad ogni espirazione senti un sempre maggiore benessere e rilassamento. Un benessere sempre più intenso, sempre più profondo, che ti consente di mantenere vigilanza e lucidità. Concentrati su di te e chiediti: puoi diventare cosciente? Essere coscienti è tutta una questione di energia. Essere coscienti richiede un accumulo di energia sottile, possibile solamente se impari a concentrare l'attenzione in una direzione desiderata e a mantenervela. La pratica della presenza è il ricordo di sé. Invece di essere portata fuori, l'attenzione cosciente viene rivolta all'interno per un momento di consapevolezza. Hai bisogno di riconoscere che non sei in grado di comprendere nulla se non ti ricordi di te. Puoi ricordarti di te? Ricordarti di te significa ricordare le tue più alte possibilità, cioè ricordarti a cosa ti apri quando torni alla tua solitudine. Ricordarti di te significa essere presente alle situazioni, ai luoghi, alle condizioni, al modo in cui la vita ti coinvolge. Non c'è posto in questo per il sonno e per il sogno. Forse non giungerai ad uno stato che ti soddisfi. Non importa. Ciò che conta è lo sforzo di essere presente.
devi mettere in conto che non potrai sempre trovare uno stato migliore, che porti un senso di novità. Potrai constatare che nulla sia cambiato in te, e quando è così ti senti incapace e concludi che in te non c'è nulla di permanente su cui fare affidamento. Ma non è vero, qualcosa c'è. Quando sei in uno stato migliore, riesci a vedere che abbiamo in noi tutti gli elementi necessari per raggiungere uno stato superiore. Gli elementi sono già qui. Questo significa che le possibilità sono sempre in te. Quello che troppo spesso ti manca è invece la consapevolezza di ciò che vuoi. Senza sapere cosa vuoi, non farai alcuno sforzo. Dormirai. Senza desiderare una qualità differente in te, non avrai nulla su cui contare per rivolgerti verso possibilità superiori, niente che sostenga il tuo lavoro. Devi sempre tornare alla stessa domanda, continuamente. Cosa desideri? Questa deve diventare la domanda più importante della tua vita. Cosa desideri veramente? Non lasciare che questa domanda provenga dal tuo io ordinario. Questa domanda deve essere in relazione con qualcosa di completamente diverso in te e libero dal desiderio di un risultato. Cosa vuoi davvero? Non devi dimenticare il perché aspiri. Deve essere per te davvero una questione importante. Vuoi essere, finalmente essere, e vivere in un certo modo. Sei di fronte a qualcosa che non conosci. Sei davanti a un mistero. Il mistero della tua presenza. Forse non sei ancora veramente cosciente, ma almeno sei in cerca di una direzione comune a tutte le energie che albergano in te. E se continuerai a cercare, di certo troverai. A presto!